Ancora una volta la maggioranza di questo Parlamento decide di mostrare al mondo la sua ipocrisia e i suoi doppi standard. Oggi ci impedite di poter votare una risoluzione che dica anche una sola parola contro il governo Netanyahu. Prendendo di mira le basi UNIFIL, Israele prende di mira dunque l'ONU, il diritto internazionale, i soldati italiani ed europei impegnati in questa missione di pace. L'obiettivo di Israele è chiaro, vuole carta bianca in Medio Oriente, vuole eliminare ogni possibile testimone dei suoi crimini di guerra. La scorsa settimana l'UE ha espresso le sue preoccupazioni per queste azioni e Israele di tutta risposta ha abbattuto una torre di osservazione UNIFIL. Insomma, se ne fregano delle nostre richieste. Ai 40.000 morti di Gaza, di cui qui potete leggerne alcuni nomi, centinaia in Libano e migliaia di sfollati, oggi si aggiunge anche la pressione sul contingente UNIFIL e i suoi 1.200 soldati italiani. Cosa deve accadere ancora prima che l'Unione Europea decida chiaramente di smettere il velo dell'ipocrisia e dei doppi standard e si ponga dalla parte dell'ONU, delle popolazioni libanese e palestinese che soffrono questa guerra, della Corte Internazionale di Giustizia? L'UE deve approvare l'embargo di armi a Israele, deve sostenere la Corte di Giustizia Internazionale nel proprio corso.